Cuoco Rosetta, cosa stiamo preparando di buono? E oggi prepariamo i maccheroni col buco, col sugo di maiale, perché domani è l'ultimo giorno di carnevale e ne approfittiamo per fare una cosa più. Più gustosa! Sì. Quindi per martedì grasso, Cuoco Rosetta prepara i suoi maccheroni col buco. Sì, col buco e poi conditi col sugo di maiale, con la carne di maiale, tutta sopra. Tutta Che cos'è sutta e sopra? sopra è la pancetta del maiale, la carne della pancetta che c'è un po' di cotenna, un po' di grasso e un po' di carne magra. Si fa nel sugo, si soffrigge, si mette il concentrato, la passata di pomodoro. Si fa cuocere abbastanza e poi si condiscono i maccheroni e si mangia anche la carne. Quindi un sugo gustosissimo e Sì, grasso come il martedì grasso. e noi ne approfittiamo per fare questi maccheroni. Allora, facciamo oggi i maccheroni col buco. Abbiamo preparato 2 kg di farina, 1,5 kg di farina, 6 uova, un pizzico di sale, un pochettino di olio. E mezzo litro di acqua e ora lavoriamo per fare i maccheroni. La lavoriamo. Questo è soltanto un pezzetto dell'impasto che abbiamo già cominciato a fare. In totale, quanta pasta fresca verrà con queste dosi? 2 kg di pasta fresca viene più o meno. Quindi mangiano all'incirca 15 persone. 15 persone. Sì. Ecco, questo è un pezzo Questo è un pezzo che noi abbiamo già impastato. già Adesso. impastato. Adesso continuiamo un pochettino a lavorarla. Ci ho messo dell'olio di oliva. Ecco, ora Un facciamo impasto abbastanza duro per fare i maccheroni col buco. un impasto duro si deve fare, perché se no i maccheroni non escono. Ora vi faccio vedere. E questo attrezzo come si chiama? Questa si chiama rasola. È un attrezzo antico che veniva fatto dal fabbro di 50 anni fa. E io la tengo ben conservata perché ormai non ne fa nessuno. Vedete la lavorazione artigianale? E questo serve per tagliare. Chi non ce l'ha usa il coltello. Ecco qua. Adesso facciamo dei piccoli gnocchetti. Ogni dadino sarà un maccherone. Ogni dadino facciamo un maccherone. Certo, non è che vengono tutte della stessa misura, però è perché sono. Ecco qua. Adesso, e poi usiamo quest'altro attrezzo che si chiama mazzolina. È un'erba che quando è secca fa questi fili, si toglie la spiga, si conserva, poi si fa bollire, si conserva e si usa così per fare questi maccheroni col buco. Ecco qua. Ecco i primi maccheroni che sono stati fatti e qua si vede il buco. Sì. Dipende dalla grandezza dei dadini che tagliamo, i maccheroni vengono lunghi, alcuni vengono più lunghi, alcuni più cortini. Niente, ci fa. Ecco Quindi domani grande festa, ultimo giorno di carnevale, martedì grasso, anche un pranzo abbastanza grasso con questi maccheroni col buco, come li condirà? condiamo con il sottasopra la carne di maiale, che è una parte del maiale che è la pancetta, e c'è la cotenna, il grasso e il magro. Poi viene fritta in padella e poi si mette il sugo e si fa cuocere. Dopodiché si condiscono i maccheroni e si mangia anche la carne. Insomma, un piatto leggero per questo ultimo giorno di carnevale. Sì, con abbastanza colesterolo pure. Allora, buon pranzo di carnevale a tutti. Fateli anche voi questi maccheroni, provateli.